Questo seminario, questo evento è stato organizzato proprio per sensibilizzare i datori di lavoro a redare questo DVR non in maniera standardizzata e avulsa come facevano prima, che si limitavano a certificare, ma noi vogliamo che loro analizzino i rischi e cerchino di adottare tutte le azioni positive necessarie a far sì che questi rischi non si tramutino in infortunio e in malattie professionali. Sì, nel Senese, nelle aziende così piccole, si sono verificati nel 2011 1389 infortuni e più o meno lo stesso numero anche nel 2012, anche se non è possibile dare il numero preciso perché i dati non sono ancora consolidati, e noi vogliamo che questi infortuni diminuiscano, ma soprattutto che diminuiscano le denunce di malattia professionale dovute alla mancata utilizzazione di procedure atte a far sì che il lavoratore possa lavorare in benessere. È importante perché la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere un fatto concreto e non solo un aspetto documentale, quindi dietro al documento c'è molta sostanza ed è quella che deve essere l'aspetto principale, cioè non dobbiamo pensare che la sicurezza del lavoro sia solo un adempimento documentale o cartaceo. Esattamente, è un po' la mission del nostro ente, la direzione del lavoro, di un'attività che noi svolgiamo sul territorio a livello provinciale, di attività sia di senz'altro di prevenzione e formazione sulla sicurezza del lavoro. Ci crediamo molto e la sicurezza del lavoro è il nostro obiettivo principale, anche perché purtroppo i fatti di cronaca ci confermano che dove c'è poca sicurezza del lavoro, dove si investe poco, perché chiaramente ci sono dei costi anche per questo, dove ci si investe poco sulla sicurezza del lavoro, purtroppo da contrattare ne fanno gli incidenti sul lavoro, spesso anche mortali. Quindi la mission dell'istituto è proprio un'attività di prevenzione e formazione, non solo sanzionatoria. Importantissimo è questo documento di valutazione dei rischi, perché fa una specie di mappatura sugli eventuali rischi e sui pericoli, perché si è diviso un po' in due fasi, sugli eventuali pericoli che possono esserci in un'azienda, specialmente parliamo delle aziende in campo edile, quindi dei cantieri. Sì, diciamo che questa nuova strumentazione tecnica è data per facilitare le aziende, cioè seguirle, accompagnarle nel processo di valutazione del rischio. La cosa interessante è che, come prevede la valutazione del rischio, si deve partire da un'analisi del lavoro. Questo è il punto cruciale, capire esattamente quali sono le attività svolte nell'impresa, e in questo devono utilizzare tutte le conoscenze presenti fra i lavoratori, fra i rappresentanti dei lavoratori, e una volta conosciuto il lavoro viene naturale individuare poi a cascata quali sono i possibili pericoli, i rischi e così via. Per poi ritornare ancora al lavoro e capire se quegli interventi di comprensione prima, di modifica e miglioramento poi, sono stati realmente efficaci. Sì, la provincia da anni coordina il polo della sicurezza nei luoghi di lavoro. È stata, come dire, un'esperienza importante che ha prodotto anche risultati che poi hanno, come dire, avuto risultati tangibili e anche toccabili con mano rispetto alla promozione della sicurezza. Infatti gli infortuni, penso ai cantieri che hanno utilizzato la buona pratica per le luoghi di lavoro, hanno avuto quei cantieri un numero di infortuni inferiore. Quindi io credo che il lavoro di sinergia tra le varie istituzioni che si occupano di controllo, di verifica nei luoghi di lavoro, ma che appunto vuole anche essere un lavoro di prevenzione, non solo di repressione, ha prodotto risultati importanti. La provincia chiaramente in questo tema ci sta appieno nello svolgere il suo ruolo di coordinamento di questo polo. Lo vogliamo fare, lo abbiamo fatto anche mettendoci alcune risorse, credo che i risultati siano arrivati e continueremo a farlo finché sarà possibile. Sì, io credo che le varie esperienze e quello fatto in questi anni dal nostro istituto sicuramente in questo momento sarà di tutto vantaggio per la parte meno strutturata delle aziende che si troverà di fronte a questo. E allora io credo che anche oggi è l'ennesima occasione di come affinché il nostro ente possa in qualche maniera essere portatrice di non solo idee ma anche strumenti pratici per aiutare chi
probabilmente dovrà, fra gli vari adempimenti, fare anche quello della sicurezza, che dovrà diventare sempre meno un obbligo burocratico, ma invece un qualcosa che sicuramente aiuta a lavorare, aiuta a prevenire tutta una serie di aspetti e che sicuramente giova quantomeno al benessere sociale nonché lavorativo. Fino a qualche anno fa si poteva dire che certamente poteva essere un momento di qualificazione, un momento anche in cui la propria azienda cresceva dietro questo. Oggi, in un momento di difficoltà che c'è l'economia, ma sicuramente anche l'edilizia, in questo momento gli adempimenti devono essere fatti nel miglior modo possibile, perché sicuramente ci sono meno risorse, probabilmente anche c'è quel nervosismo che oggi non ti consente invece di avere un approccio culturale giusto. L'approccio culturale giusto è che naturalmente nel contesto e nell'economia del cantiere alcune cose, alcuni aspetti vanno tenuti conto per la salvaguardia, ripeto, del benessere e delle attività lavorative in senso tale.